Spunta una rivelazione incredibile riguardante il prossimo Festival di Sanremo. Amadeus li ha scartati nuovamente, scopriamo chi sono. In queste settimane Amadeus sta componendo il cast per la prossima edizione della kermesse musicale. A sorpresa il conduttore ha scartato nuovamente proprio loro, scopriamo di che gruppo si tratta. Il conduttore del festival ha scelto nuovamente, Vianza Foto, sono settimane caldissime per Amadeus che sta decidendo i cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Proprio in queste ore è spuntata fuori la notizia secondo il quale Ama avrebbe scartato nuovamente i Boom da Bash. La band salentina sta scalando in queste settimane le classifiche grazie al singolo Tropicana inciso con la cantante Annalisa, confermandosi un gruppo in grado di cacciare sempre la hit estiva. La band ha conquistato ben 23 dischi di platino ma a quanto pare vengono snobbati dal Festival di Sanremo. In queste ore, in un'intervista al Messaggero, il gruppo salentino ha quindi affermato, e pensare che anche quest'anno siamo stati scartati da Sanremo. Amadeus ci ha detto di no. A questo punto il giornalista ha cercato di capire se si trattasse proprio di Tropicana, così gli esponenti del gruppo hanno risposto, con un pezzo inedito che farà parte del nostro nuovo album di inediti, in uscita all'inizio dell'anno prossimo. Sarà il disco di svolta della nostra carriera. Questo è un periodo di sperimentazioni per i Boom da Bash, che hanno anche confessato di voler lavorare con Zucchero. Al momento però starebbero solamente sondando il territorio, nella speranza di presentarsi con la hit giusta. Sanremo, Amadeus scarta i Boom da Bash, è il quarto anno consecutivo la scenografia del Teatro Ariston di Sanremo, via ANSA, nonostante l'esclusione anche dal prossimo Festival di Sanremo, il successo dei Boom da Bash con Tropicana è inarrestabile. Il singolo Tropicana ha scalato le classifiche tanto da scalzare anche Fedez con il brano La Dolce Vita, riuscendo anche a ricevere un disco di platino in tempi da record. Su YouTube il video ha superato le 13 milioni di visualizzazioni. I Boom da Bash, ai microfoni del Messaggero, hanno quindi dichiarato, i discografici si fidano. In questi anni abbiamo dimostrato di essere una macchina da guerra. E abbiamo una fanbase imponente, che ci supporta e ci segue ovunque. Se non hai uno zoccolo duro di fan non vai da nessuna parte. Un'accoppiata vincente quella con Annalisa, con il gruppo che sulla nascita della canzone ha quindi dichiarato, la canzone nasce proprio dalla nostra voglia d'estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance, mentre parlando della collega ha poi concluso, condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano. Adesso quindi l'obiettivo del gruppo è presentare un brano giusto per Sanremo evitando una nuova esclusione da Amadeus. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.